cioè in fondo il conto non è mai avvenuto, nel senso che potrebbe essere il pensiero di ognuno di noi che si fa quando si pone delle domande in quell'istante da cui poi non si esce mai. E poi un'altra cosa. Però contrasto. Ma questo contrasto che è anche cromatico, sì, come abbiamo detto, è in parte ispirato a questo concetto di mediante. Non lo so, potrebbe essere, non ci ho mai pensato, però tanto, perché in Italia prevede che siano due parti uguali, cioè le due facce della medaglia. Non mi sembra messo il caso. Che
meno che me, questo sarebbe lei, sarebbe il singolo, sarebbe il singolo. C'è sempre stato. Quindi, perciò ha questa forse partenza di attività. Quindi non è una cosa che è nata adesso, almeno per me, può darsi che qualcuno ci vede la tecnologia, per esempio. Invece no, vedendoci questa cosa che c'è sempre stata, ci sarà sempre nell'umanità, diciamo in questo modo, secondo me, perciò abbiamo deciso di farlo in questo modo, per dare quella parvenza di che non temporale, diciamo, mentre il protagonista no, il protagonista si trova nella una situazione col computer moderna, però secondo me potrebbe, avremmo potuto benissimo girare in contesti antichi, anche se non lo so, comunque il risultato, però l'idea era questa. Personalmente penso che sia normale, diciamo, che ognuno di noi si porti delle esperienze che fanno parte dell'umanità tutta ed è impossibile partire da un punto zero, cioè è proprio matematico. Ci hanno provato i futuristi quando, diciamo, provavano a distruggere l'antico, non ci sono riusciti, non si può fare, perché è ovvio che siamo anche inconsciamente condizionati dal passato, dall'antichità. Però l'antichità, quando appunto è classico, è un qualcosa, come diceva Vincenzo, che c'è sempre stato. È un po' anche un concetto, diciamo, che alla base degli archetipi, secondo me, non so se c'è certo senso, ecco, di si collega, cioè che appunto l'uomo ha delle cose che assume nel momento in cui nasce, che sono predeterminate, nel senso che si porta avanti tutta una serie di memoria genetica che risale fin dai primi. Sì, è fondamentalmente questo, appunto, che diceva Enzo, è sempre stato, quindi ha un po' del vecchio, un po' del nuovo, un po' del futuro che non sappiamo ancora. E quindi se lo vediamo non lo riconosciamo, magari non c'è tutto. Cioè, volevo capire anche dal pubblico. Insomma, se ci sono osservazioni, curiosità, domande, critiche soprattutto. Critiche soprattutto. Si faceva schifo. Volevo fare un ringraziamento innanzitutto a Giuseppe Campanella.
perché senza di lui non avremmo assolutamente avuto. Diciamo, io credo che il 50% di questo cortometraggio sia dovuto al suo lavoro e alla sua dedizione, perché è stata una dedizione la sua. E grazie anche a il corto è corto, però ci ha aiutato tantissima gente senza nulla pretendere, quindi ringraziamo proprio. Ringraziamo tutti, tutti, dal primo alla fine. Vale, il risultato è corto, ma ci sono avuti 7-8 minuti per farlo, quindi per frattempo un sacco di acqua. Parecchi mesi solo per le idee. Ringraziamo Franco che ci ha moderato questa serata, ringraziamo voi, lascio la parola a voi. Ma io ringrazio loro sia per il corto sia per essere stati qui presenti. La serata però non finisce qui, infatti nel cortile sotto a breve ci sarà un DJ set a cura di Manu in Grippa e delle proiezioni dei visual a cura di MSK, quindi vi consiglio di rimanere perché magari scegliamo un giorno di corto. Grazie.